C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Medjugorje, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese. Sede di Medjugorje, un cordiale saluto a tutta la grande famiglia di Radio Maria. Abbiamo la fortuna, la grazia di avere qui il veggente Ivan con noi perché ci racconti la grande esperienza che ha vissuto. Ormai sono passati 31 anni e abbiamo anche l'amico di sempre, il suo amico Christian, che è come traduttore. E intanto ringraziamo Ivan per questa sua presenza e faremo una conversazione che possa aiutarci a capire meglio i messaggi della Madonna. Intanto Ivan, grazie per la tua presenza qui. Grazie tanto. Allora Ivan, io vorrei incominciare questa intervista, siccome sono tre i veggenti che hanno le apparizioni quotidiane, cioè Ivan, Maria e Visca. Vorrei, Ivan, che tu ci raccontassi, ci descrivessi com'è un'apparizione della Madonna, quella che per esempio hai avuto in questi giorni. Pagal visoki dan, za svaki susret sredno sa Gospom, mi se pripremamo uvijek kroz molitvu krunice. Per ogni incontro con la Madonna, ogni giorno, noi ci prepariamo con la preghiera del Santo Rosario. Taj program počinje i krunica počinje u 6 sati. Inizio della preghiera, cioè iniziamo con rosario alle ore 18 ogni giorno. I kroz to molto krunice ja zajedno s prisutnim ljudima pripremam se za to krunicu i što se god više i više približavam vremen 20 do 7, ja više i više osjećam njeznu blizinu u svome srcu. Pregando con tutta la gente che partecipa all'apparizione nella cappella Santo Rosario, come si avvicina a questo tempo 7:20, io sempre di più avverto la presenza della Madonna nel mio cuore. Onoga trenutka kad ja prilazim i dolazim u na svoje klecalo, to je trenutak kada Gospa dolazi. In quel momento, quando io mi inginocchio davanti all'altare sullo stensorio, e quello è il momento in cui arriva la nostra Mamma Celeste. Prvi znak kada Gospa dolazi, pojavlja se na svjetlost i znak te svjetlosti, to je znak njezna dolaska. Il primo segnale, primo segno dell'arrivo della Madonna è una luce, e dopo questa luce viene la Madonna. Nije to svjetlost koju mi vidimo ovako na zemlji. Non è questo la luce che noi vediamo qui sulla terra. Svjetlost raja. Questo è una luce del paradiso. Jedan dio raja dolazi k nama. Un pezzo di paradiso viene a noi. Čim Gospa dođe? Appena arriva la Madonna. Tada je više ništa ne vidim ispred sebe i oko sebe. Io non vedo più niente davanti a me né intorno a me. Samo vidim nju. Solo vedo lei. Ne osjećam ni vrijeme, ni prostor. Non sento in quel momento né spazio né tempo. Evo, i sinoć.
Ecco, anche ieri sera, gdje gospa došla jako radosna i vesela, la Madonna è venuta particolarmente gioiosa e felice, se nas je pozdravila svojim majčinskim pozdravom, hvaljen Isus, draga djeco moja. Ci ha salutato tutti con suo consueto saluto materno, si è lodato Gesù, cari figli miei. Nakon toga moli posebno na svima onima koji su bili prisutni bolesni. Poi in maniera particolare ha pregato con le mani distese sopra malati presenti nella cappella. Moli posebno svaki put na ukazanju na prisutnim svećenicima. E in ogni apparizione la Madonna prega con le mani distese anche sui sacerdoti presenti. Se nas blagosjevlje svojim majčinskim blagoslovom, također blagosjeva sve ono što su ljudi donijeli za blagoslov. Poi benedice tutti noi sempre su ogni incontro con la sua benedizione materna e benedice anche tutti gli oggetti sacri che abbiamo portato per la benedizione. Ja kao na svakom ukazanju, tako i sinove sam preporučio sve prisutne i sve one njihove nakane koje nose sa sobom i one koje su se poseban način preporučili u molitvi. Io in ogni apparizione raccomando sempre tutta la gente, tutti i bisogni di loro, tutte le intenzioni di loro, in maniera particolare raccomando sempre quelli che sono in maniera particolare raccomandati nelle preghiere. Uo zadnje vrijeme, in questo ultimo tempo, kao i sinoć, anche ieri sera, Gospa, saggio rivelatore dalla Gospa, la Madonna sulla collina delle apparizioni a Međugorje, al veggente Ila. La collina delle apparizioni a Međugorje, saggio rivelatore dalla Gospa, la Madonna, sulla collina delle apparizioni a Međugorje, al veggente Ivan. La collina delle apparizioni a Međugorje, saggio rivelatore dalla Gospa, la Madonna, sulla collina delle apparizioni a Međugorje, al veggente Ivan. La collina delle apparizioni a Međugorje, saggio rivelatore. Poi la Madonna continua a pregare soprattutto i presenti nella cappella. I nakon toga u moliti odlazi. Poi nella preghiera se ne va. Odlazi u znaku svjetlosti križa sa pozdravom, idite u miru, draga djeco. Se ne va nel segno della luce e della croce con saluto, andate in pace, cari figli miei. To je bilo ono najvažnije, na primjer, sinoćnjeg ukazanja. Da quella apparizione di ieri sera, quello è per esempio quello in più importante. I uistinu, ukazanje susresa Gospe je jako teško pisati riječi. Veramente apparizione, cioè con la Madonna è difficile descrivere con le parole. Susret sa Gospom jeste jedan obostran razgovor, ja s njom i ona s menom, ne samo da Gospa meni govori. Incontro con la Madonna è veramente un dialogo tra noi due. I uistinu, na svakom kazanju, Gospa mi svaki dan uputi tako jednu lijepu riječ, jednu misao, jednu poruku od koje ja živim iduća 24 sata, ja i moja obitelj. Veramente posso confessare che la Madonna durante ogni incontro quotidiano mi rivolge un pensiero, una parola così bella che io posso vivere prossimi 24 ore di questa parola. Eto, to bi bilo ono ukratko što bi mogao reći o sinoćnjem ukazanju. Ecco, questo è quello che io potrei dire da quella apparizione di ieri sera. E grazie Ivan, e come ti senti dopo l'apparizione? Kako se osjećaš posle ukazanja? Teško je taj osjećaj prenijeti u riječi. Veramente questo sentimento è difficile comunicare altri con le parole. Teško je tu radost koja je u srcu. È difficile questa gioia che c'è nel cuore trasmettere altri. Mnogi koji su na ukazanju, znaju da ja često puta znam reći. Quelli che partecipano apparizione con me nella cappella sanno che io sempre dico. Ja znam, se ja želim reći da je teško posle toga susreta zajedno s njom vratiti se u ovaj svijet. È veramente difficile riprendersi, ritornare in questo mondo dopo incontro con la Madonna. Ponekad na susretu, u istinu, uvijek u meni jedno postoji jedna čežnja, jedna želja, jedna volja. Ona pita, kažem sam se, majko, ostani malo duže, ja želim biti toliko s tobom, toliko mi je lijepo. C'è sempre una, diciamo, speranza, ma c'è un desiderio dentro di me, e durante apparizione
E dico nel cuore, madre, rimani ancora un po' più lungo durante questa apparizione, perché è così bello stare con te. E zato kažem, ali samo gledati Gospod. E per questo dico, solo guardare la Madonna. Njezin osmijeh. E il sorriso suo. Njezine oči. Guardare i suoi gli occhi. Koji su pune ljubavi. Che sono pieni d'amore. Njeznu ponekad suzu koja teče njezno, ide njezno lice od radosti gledajući sve nas prisutne u molitvi. E poi posso osservare il lacrima della gioia che scorre sul viso della Madonna guardando, osservando tutti noi nella preghiera. Kao da bi nas uistinu približila se Sine nama i toliko nas zagrlila. E ho sentimento che lei si vuole avvicinare a tutti noi, abbracciarci. Perché è ta ljubav, majke? Così è grande e particolare l'amore I della ljubav, madre. I tu ljubav prenijeti u riječima. Jako è teško. Veramente trasmettere questo amore con le parole è difficile. Moje iskustvo je uistinu tu radost, taj mir koji za vrijeme susreta živim. Jednostavno ja, evo, sinoćnjeg ukazanja i do večeras ja iščekujem toliko taj susret i do večeras. To me drži od sinovi do večeras. Ja ponekad ne mogu spavati, čekam što će Gospa reći, što će biti sutra na ukazanju. Dice, questa pace, questa gioia che io sento durante l'apparizione della Madonna mi tiene durante tutta la giornata, poi ci sono le sere anche quando non riesco a dormire, aspetto questa apparizione e che cosa Madonna mi dirà il prossimo giorno. Da li se uno che sam toko dana činio radio, moj pokret, moj potez, moja odluka, da li je to bilo dobro, da li će Gospa biti radosna večeras? Poi faccio esame della coscienza, tutto quello che ho fatto durante la giornata, alcune delle mie mosse erano concordate, erano nella volontà del Signore, la Madonna stasera quando lo vedo sarà contenta con me. Sì. I još mnogo, mnogo toga što me čini u toj pripremi za njezin dolaz. Ci sono tante altre cose che mi succedono nella preparazione della venuta della Madonna. Ali da se vrati na njegovo pitanje. Uistinu, radost, mir, ljubav s kojim sam obasijan poslije svakog susreta s njom, to je moj život. To je moja... Per ritornare, padre Livio, alla vostra domanda, dice Ivan, proprio la pace, la gioia, l'amore che io sono immerso in ogni incontro, questo è quello. Ali ono što me čini svaki dan toliko radosnim, jest kad te majka ohrabri, ono što čini, što radiš sa ljudima, hodočasnicima, nosići poruku, to mi još viša snaga. Però quello che ti dà una carica è proprio questo incoraggiamento della madre quando mi dice quello che faccio con pellegrini, come gli trasmetto messaggio, eccetera. Zapravo, ja sa svojom snagom sigurno ne bi mogao izdržati svih 31 godinu da u svemu tome Gospa nas udjela toliko i ne daje mi snagu. Io posso confessare e dire che veramente con le mie forze umane io non potrei sopportare tutto se ogni giorno nel quotidiano la Madonna non mi dà la forza speciale. Ivana, Madonna dice, sono vostra madre e vi amo. La senti come madre tu la Madonna? Kaže Gospa, kaže, naša majka, ljubim vas. Da li je ti osjećaš kao majku? Apsolutno, ja kažem, to je taka ljubav majke što se uopće nemoguće naći riječi opisati sve to. Assolutamente, la Madonna è madre, veramente io lo sento come la madre e non ci sono le parole per descrivere questo sentimento quanto appartiene da lei. Ja imam svoju majku. Io ho una mamma terrena anche. Ona odgaja me. Questa mamma mi ha educato. Odgajala me do svoje 16. godine. Fino a me 16 anni, lei mi ha educato, mi ha insegnato. Ali vidite, Gospa me preuzela od 16. godine. La Madonna mi ha preso dai miei 16 anni. I vodi me. E mi guida. Ali vode me dvije majke. Mi guidano, posso dire, due mamme. Jedna moja majka i nebeska majka. Una mamma terrena e quella mamma celeste. Obe su tako lijepe majke. Tutte due sono così belle mamme, diciamo. Koje žele dobro svom djetetu. Desiderano tutte due bene il proprio figlio.
koje ljube svoju djecu, che amano propri figli. A ja s tom ljubavi koju oni meni daju, ja želim uzvratiti. Però io voglio questo amore che sia un amore, come si può dire in italiano, un amore, non mi viene il termine, scusa. Un amore che io voglio ridare a altri. Certo. Ivan, questa mamma è da 31 anni che ci rivolge dei messaggi. Quali sono i messaggi principali della Madonna? Nas vraća trećinu godinu sa porukama koji su koje najvažnije poruke centra. Vi sami znate da kroz ovo 31 godinu i svi znademo, Gospe svima nama dala jako puno poruka. Sapete anche voi stessi che durante questi 31 anni la Madonna ha affidato, ha dato a noi molti messaggi. Teško je sad u ovom vremenu govoriti, u ovom kratkom vremenu govoriti o svemu. È difficile in questo tempo breve proprio parlare su ogni messaggio. Ali bi ja posebno se zadržao na ovim porukama. Però io vorrei specialmente soffermarmi su questi messaggi. Koje su uistinu centralne poruke, temeljne poruke. Che sono veramente messaggi centrali, che sono messaggi fondamentali. Mir. Messaggio della pace. Obraćenje. Conversione. Povratak Bogu. Ritorno a Dio. Molitva srcem. Preghiera con cuore. Pokora i post. Penitenza con digiuno. Čvrsta vjera. Fede ferma. Ljubav. Messaggio dell'amore. Opraštanje. Messaggio del perdono. Euharistija. Messaggio della Santissima Eucaristia. Čitanje Svetoga pisma. Lettura della Sacra Scrittura. I poruka nade. Messaggio della speranza. Vidite, ove poruke koje sam sad posebno naglasio. Vedrete, questi messaggi che appena li ho evidenziati, to su najvažnije poruke. Questi sono messaggi il più importanti. Ali ako živimo te poruke kroz ovo 31 godinu, vidit ćemo da Gospa se želi prilagoditi nama, približi se nama, svaku od poruka koju nam daje, želi nam pojednostaviti te poruke. Tako i ove poruke koje sam sad naglasio, pojednostavljiva i kroz vod, da im bolje razumije, bolje žive. Praticamente durante questi 31 anni la Madonna in qualche maniera si vuole, diciamo tra virgolette, adattare un pochino a noi, e la Madonna questi messaggi principali li semplifica, li avvicina per meglio praticarli e meglio viverli. E uvijek, osjećam uvijek kad dođe, kad daje poruku, kad vidiš njezin, jedan taj pristup, jedan prilaz nama, koliko se ona trudi kao majka da nam bude lakše, da razumijemo bolje poruku. Io osservo la Madonna quando lei ci spiega un messaggio, quando la avvicina, quanto impegno ci mette e quanto ci conta perché noi questo messaggio capiamo meglio e lo viviamo. Ali njezine poruke su za cijeli svijet. Però voglio sottolineare che i messaggi della Madonna sono rivolti al mondo intero. Perché lei si presenta e è la madre di tutti noi. Non è mai detto la Madonna carissimi italiani, cari americani, eccetera. Uvijek i svaki put. Sempre e ogni volta. Kad nam daje poruku. Quando la Madonna si rivolge a noi con messaggio, draga djeco moja, dice cari figli miei, perché lei è la madre, ci ama tutti, perché siamo importanti tutti per lei. Ta poruka je universalna. Io direi che questo messaggio è un messaggio universale. Koja je za svu svoju djecu. E questo messaggio è per tutti i suoi figli. Na kraju svake poruke kaže. A fine di ogni messaggio la Madonna dice. Hvala vam, draga djeca. Grazie, cari figli, što se odnosi na mome perché avete risposto alla mia chiamata. Vidite, Gospa zahvalji. Vedrete, la Madonna ringrazia. Ivan, la Madonna dice che dobbiamo accogliere i suoi messaggi col cuore e poi viverli nella nostra vita. Da trebamo srcem prihvatiti njezine poruke i živjeti u našem životu. Vidite, jedna od, ja bih rekao, najčešći poruka, najviše
koja se poruka najviše ponavlja kroz ovu 31. godinu, upravo jest poruka molitve srca. Dice Ivan, un messaggio che si ripete più spesso durante questi 31 anni nei messaggi della Madonna è proprio questa, la preghiera con cuore. Zajedno sa porukom mira. Insieme col messaggio della pace. Vedete, Gospa na miru, posebno na molitvi, želi graditi sve druge poruke, izgrađivati sve drugo. Dice Ivan, sul messaggio della pace, sul messaggio della preghiera con cuore, la Madonna vuole costruire tutti gli altri messaggi. Jer bez molitve, perché senza preghiera nema mira. Non c'è la pace. Ne možemo prepoznavati grijeh. Non possiamo anche senza preghiera riconoscere il peccato. Ne možemo opraštati. Non possiamo anche perdonare. Ne možemo ljubiti. Non possiamo anche amare. I tako dalje. E così. Vedete, molitva je srce i duša naše vjere. La preghiera è veramente cuore e l'anima della nostra fede. Molti srce. Pregare con cuore. Ne molti iz običaja. Non pregare da una tradizione. Ne molti iz mehanizma. Non pregare in una maniera meccanica, diciamo. Ne moliti, pa iz, čisto izvršiti to jednu tradiciju koju moramo napraviti. Non pregare poi per compiere una tradizione che dobbiamo. Ne moliti, pa gledati na sa kada ćemo što prije. Non pregare in questa maniera e guardare l'orologio per terminare prima possibile la preghiera. Gospa želi da mi odvojimo vrijeme za molitvu. La Madonna desidera che noi dedichiamo il tempo per la preghiera. Da odvojimo vrijeme za Boga. Che dedichiamo il tempo per Dio. Molti srce. Pregare con cuore. Na što nas majka uči. Su che cosa ci insegna, invita la madre. I u školu koju jesmo. I in questa scuola in cui ci troviamo. Prije svega znači moliti iz ljubavi i sa ljubavi. Soprattutto significa pregare con amore e da amore. Moliti cijelim svojim bićem. Pregare con tutto nostro essere. Da naša molita bude jedan susret s Isusom. Che nostra preghiera sia veramente un incontro vivo con Gesù. Razgovor s Isusom. Un dialogo con Gesù. Odmor zajedno. Un riposo con Gesù. Da iz molitve srcem izađemo ispunjeni mirom i radošću. Che possiamo uscire da questa preghiera riempiti con la gioia e con la pace. Tako je lijepo. Così è bello. Poslije svake molitve koju molimo izaći ispunjene mirom, osjetiti jednu, da se lagani, da se nije više, nema više težine u tvom, u sebi, u svom srcu. Veramente sentire dopo questa preghiera che siamo leggeri, che siamo riempiti con la pace, che non abbiamo un peso nel cuore. Jer molitva oslobađa. Perché la preghiera libera. Ona nas čini sretnim. La preghiera ci fa felici. Kaže, draga djeco, neka vam molitva bude radost. La Madonna anche dice questa frase, cari figli, che la preghiera sia gioia per voi. Molite s radošću. Pregare con la gioia. Gospa zna. La Madonna sa. Majka zna. Madre sa. Da mi nismo savršeni. E noi non siamo perfetti. Ali Gospa želi. Però la Madonna desidera. Da mi pođemo u školu. Che noi ci incamminiamo nella scuola della preghiera. Da svaki dan u toj školi učim. Che ogni giorno impariamo in questa scuola della preghiera. I kao pojedinac. Come singolo. I kao obitelj. Come la famiglia. I kao zajednica. Come la comunità. I kao molitvena grupa. Come la gruppo della preghiera. Škola. Questo è la scuola. Škola u kojoj mi moramo ići i biti strpljivi. Scuola in cui noi dobbiamo andare, essere in questa scuola molto pazienti. A biti u školi molite strpljiv. Essere paziente nella scuola della preghiera. Odlučan. Essere deciso. Ustrajan. Perseverante. To je uistinu jedan veliki dar. Questo è veramente un grande dono. Mi moramo moliti za taj dar. Dobbiamo noi pregare per questo dono. Vidite, Gospa želi od nas da molimo 3 sata. Vedrete, la Madonna desidera da noi di pregare ogni giorno 3 ore. I kada ova, Gospa, kada ljudi mnogi čuju taj poziv, ponovo se prestraše. E quando la gente sente questo invito, desiderio della Madonna, un pochino si spaventano.
e kažu često puta, ma kako može Gospod tražiti 3 sata molitve? E poi spesse volte mi dicono, ma come può Madonna cercare 3 ore della preghiera? Vedete, Gospa nije dala ultimatum. Vedrete, la Madonna non ci dà un ultimatum. To je njezna želja. Questo è il desiderio della Madonna. Al kad Gospa govori o 3 sata molitve. Però quando la Madonna parla di 3 ore della preghiera. Nije to samo molti krunicu. Non è soltanto pregare il rosario. To je čitati sveto pismo. Qui si tratta della lettura della Sacra Scrittura. Sveta misa. Anche deve essere inclusa la Santa Messa. Klanje se pred presvetim. Anche adorazione del sacramento del Santissimo Sacramento dell'altare. Molti krunicu. Anche la preghiera del Santo Rosario. Razgovarati u obitelji. Anche la condivisione familiare è un tipo della preghiera. Činiti dobro. Opere della carità. Pomagati drugima. Aiutare prossimo. Vidite, to Gospa želi od. Vedrete, questo la Madonna desidera da noi. Ja moram jedan primjer iznijeti, uvijek se sjetim toga primjera. Devo comunicarvi un esempio, sempre mi ricordo di questo esempio. Vidite, jedna hodočasnica prije nekoliko godina dolazi iz Italije. Una pellegrina alcuni anni fa è venuta da vostra Italia, cioè da nostra Italia. E dolazi k meni. E viene a me. E negdje čula da Gospa traži 3 sata molitve. Da qualcuno ha sentito che la Madonna cerca 3 ore della preghiera. E kaže mi. E mi dice. Ja ne mogu vjerovati da može Gospa traži 3 sata molitve. Non posso credere che la Madonna può da noi cercare in quotidiano di pregare 3 ore. Ne može to biti Gospa. Non può essere neanche questo la Madonna. Sjedli smo, razgovarali smo. E mi sono seduto con lei, abbiamo conversato un pochino. Pokušao sam objasniti. Ho voluto spiegargli e chiarirgli le cose. Ali jako teško razumjela, prihvaćala. Però dice Ivan che capiva abbastanza difficile, non voleva capire questa richiesta della Madonna di 3 ore. Ah, ista hodočasnica. Questa stessa pellegrina. Dolazi iduće godine. Anche ritorna prossimo anno. E poi dolazi k meni. Viene a me. E kaže mi. E mi dice. Da li Gospa još traži 3 sata? Ancora Ivan, la Madonna cerca 3 ore della preghiera. Ja sam rekao, vi ste malo zakasnili. Io ho detto, sei un po' in ritardo. Ne traži više Gospa 3 sata. La Madonna non cerca più 3 ore. Ona sad traži 24 sata. Adesso vuole, desidera da noi di pregare 24 ore. Tako da čarca kaže. Questa pellegrina mi risponde. Dobro, dobro, ja ću da ostati na 3. Allora, va bene, per me, io mi adesso soffermerei su quelle 3 ore, la prima richiesta. Vidite, kako sono i ponekad sebični. Ecco, questo esempio ci dimostra quanto noi siamo un pochino egoisti quando si tratta della preghiera. Gospa ne traži od nas onoliko koliko mi možemo primiti, prihvatiti. La Madonna non cerca da noi quello che noi non possiamo accettare. Dai, no, non dico quello che mi possiamo prendere. Ci dona a quello che noi possiamo accettare, che possiamo praticare. To je uistinu nešto tako lijepo kroz ovo 30 godina. Dai nam onoliko koliko mi možemo prendere. E questa è la bellezza in questi 31 anni. La Madonna ci dona, ci chiede quello che noi possiamo accogliere e praticare. Ivan, la Madonna ci invita tante volte a dire aprite il cuore. Gospod, cosa vuol dire? Otvorite, come si può aprire le vostre sorce? Kako se može otvoriti srce? Što to znači? To je jedan proces. Diciamo questo è un processo. Jedan program za naš život. Una programma per la nostra vita. Kao što je naše obraćanje. Come la nostra conversione, diciamo. Mi moramo se svaki dan otvarati. Noi dobbiamo aprirsi ogni giorno. Svaki dan moliti. Ogni giorno pregare. Vedete, ja vidim svaki dan Gospu. Vedrete, io vedo per esempio la Madonna ogni giorno. Ja se nisam obratio preko noći. Io non mi sono convertito in un colpo, notte, diciamo. Ja znam da je to moj proces. Anche so che la mia conversione è un processo per la mia vita. Tako i biti u njeznoj školi molitve. Essere nella scuola della Madonna. Molim svaki dan. Anche io sono incluso in questa scuola, prego ogni giorno. Želim rasti svaki dan. Io voglio crescere ogni giorno. Ali živim u svijetu. Però bisogna riconoscere che noi viviamo in mondo. Io uvijek moram svaki dan otklinati sve ono što me smeta na tom putu prema svijetu. E io ogni giorno devo allontanare da me quello che mi disturba sulla via della santità. Ponekad je jako teško.
qualche volta è difficile. Dosta ima prepreka na tom putu. Ci sono tanti, diciamo, ostacoli su questo cammino. Ali moram biti ustrajan. Però devo essere perseverante. Svaki dan se kažem otvarati, svaki dan moliti. Ogni giorno aprire il mio cuore, ogni giorno pregare. A u sve to, kažem, Gospa mi jako puno daje savjete, pomaže mi da bi mogao lakše mnoge stvari koje ja ne prepoznam, da bi mogao prepoznati i prihvaćati bolje i bolje živiti molitvu. Ecco, diciamo anche alcune cose che io non li riconosco subito, la Madonna mi aiuta con i suoi consigli per superarli, perché io anche io possa pregare meglio e andare avanti. Jer, kaže, Gospa kroz ovo 31 godinu ne samo da daje poruku svijetu, nego i odgaja i nas. I nas kao vidioce, daje nam poruku, daje poruku meni, mojoj obitelji, kroz te poruke žele voditi i nas, i mene, i moju obitelj. Non solo che la Madonna attraverso noi, diciamo, guida il mondo intero, anche la Madonna si rivolge a me e alla mia famiglia e con messaggi educa e aiuta proprio la mia famiglia e noi veggenti per andare avanti. Koliko je puta Gospa dala poruku, naprimjer, za moju obitelj, za djecu, za ono što trebamo činiti? Diverse volte la Madonna si è anche rivolto con messaggio, ha riservato solo alla mia famiglia e ai miei figli come dobbiamo andare, come dobbiamo pregare. Hoću reći da je Gospa i nama dajte poruke, želim da mi budemo jedan model, kao obitelj. Ecco, la Madonna dandoci messaggio a noi personalmente, alla mia famiglia, desidera che mia famiglia sia un modello, diciamo, per altri. Ivan, la Madonna ha detto che il più importante messaggio che lei ha dato qui a Medjugorje è quello della conversione, e ha anche detto che lei è venuta a chiamare il mondo alla conversione per l'ultima volta. Cosa vuol dire la conversione e perché per l'ultima volta? Kaže da je Gospa ovdje rekla da jedna od najvažnijih poruka koju je dala je obraćanje i da je ovo po zadnji put je pozvala čovječanstvo na obraćanje. Što to sve znači? Pa Gospa toliko zove na obraćanje, povratak Bogu. La Madonna così tanto invita alla conversione, al ritorno al Dio. Mi smo svi danas svjedoci, danas pokreta koji su prisutni u svijetu. Noi siamo tutti oggi testimoni dei movimenti nel mondo. Sve više se više iz mnogih država, ustava, mnoge država izbaciva Bog iz evropskih ustava. Bog se potiskuje, stavlja se na drugo mjesto. Ecco, noi siamo testimoni, diciamo, di queste triste tendenze nel tanti costruzioni del diversi paesi mondiali europei, oggi Dio è respinto, buttato fuori. A Gospa nas zove. Però la Madonna ci invita. Na obraćenje. Alla conversione. Na mijenjanje. Al cambiamento. Da mijenjanje naše života. Di cambiare le nostre vita. Da mijenjanje naši odluka. Di cambiare le nostre decisioni. Na povratak Bogu. Ci invita al ritorno al Dio. Bog mora biti danas u našim životima na prvom mjestu. E lei ci insiste e dice, Dio deve essere al primo posto nella nostra vita. U svijet, u budućnosti, možemo ići samo zajedno s njim. Nel mondo, cioè nel futuro del mondo, possiamo incamminarsi soltanto insieme con Dio. Današnji svijet, mondo di oggi, ne može nam dati mir. Non ci può donare una vera pace. U taj mir koji nas svijeta, u taj mir ćemo se razočarati. Perché la pace che ci offre questo mondo ci deluderà molto presto. Mire samo u Bogu. Perché soltanto in Dio è la vera pace. Zato nas Gospa zove. Per questo Madonna ci invita. Na obraćenje. Alla conversione. Na povratak Bogu. Al ritorno al Dio. Na povratak mir. Al ritorno a pace. Ali kaže i naše obraćenje, kao što sam malo prije rekao, jest jedan proces. Però voglio sottolineare, come ho detto prima, che la nostra conversione è un processo, Gospa non è una cosa automatica, diciamo. Gospa želi, kažem, pomoći svima nama. La Madonna, dico, vuole aiutare ciascuno di noi. Pomoći nam i približiti nas svome sinu. Aiutarci e ci vuole avvicinare tutti al suo figlio Gesù Cristo. Da vidimo njegovu ljubav.
per notare, per vedere il suo amore, njegov mir, per vedere la sua pace. Da će nam svima biti ljepše. In quelle circostanze per tutti sarà più bella vita. Ivan, la Madonna ha detto che vogliamo costruire un mondo senza Dio, ma per un mondo senza Dio non c'è futuro. Kaže da je Gospod rekao da želimo stvarati svijet onaj bez Boga, ali svijet bez Boga nema budućnosti. Apsolutno, da svijet bez Boga nema budućnosti. Assolutamente, hai ragione padre Livio, senza Dio mondo non ha nessun futuro. Zato nas Gospod zove. Per questo Madonna ci invita. Da se vratimo k njemu. Di ritornare a Dio. Da zajedno s njim počnemo u budućnosti. Di insieme con Dio incamminarsi in futuro. Tada ćemo biti sigurni. Così saremo sicuri. Tada ćemo imati mir. Avremo la pace. Tada će biti više harmonije. Sarà più armonia. Vedete, mnogi predsjednici država. Vedrete, tanti presidenti dei stati. Bog im dao vlast. Dio gli ha dato un potere, diciamo così. Da sto vlašću koju imaju promiču i rade za mir. Perché con questa potere che loro hanno di promuovere e lavorare per la pace. Za dobro. Per bene generale. Za dobro čovečanstva, za dobro svoj držav, svoj narod. Per bene della umanità intera, per bene degli stati singoli, diciamo. Ali svaka vlast koja je bez Boga. Però ogni, diciamo, governo senza Dio, ogni potere senza Dio. Ona je anarhija. È una anarchia. Ona è bezvlašće. È un governo senza, diciamo. Tu la da pomutnja, nezadovoljstvo. C'è lì, ci sono imbrogli, ci sono. Zato je vrlo važno, kažem, Bog mora biti prisutan na prvom mjestu. Per questo è molto importante che Dio sia presente, che Dio sia al primo posto anche nei governi. Ivan, secondo te, la Madonna è qui venuta come regina della pace. Noi dietro le spalle abbiamo avuto il crollo dell'impero sovietico, che è stata sicuramente una grazia della Madonna, che non c'è stata una grande guerra. Però qui c'è stata una guerra che è stata molto sanguinosa, molto, molto pericolosa. È ancora in grande pericolo la pace nel mondo. Kaže, Gospod je došla kao kraljica mira i ona je sigurno pomogla da se sruši komunizam u Rusiji, ali zato je ovdje na Balkanu bio jedan rat koji je bio dosta krvav, a kaže, da li je mir svjetski ugrožen još uvijek? Mir svjetski je sigurno ugrožen. La pace del mondo è sicuramente ancora in crisi, in pericolo. Jer najveći rat danas je rat čovjeku u srcu. Perché la guerra il più grande oggi è quella nel cuore dell'uomo. E čovjek u srce nije u miru sa Bogom. Perché il cuore dell'uomo non è nella armonia, nel pace con Dio. Nije u miru s ljudima. Non è in pace con altra gente. Zato se moramo posvetiti kulturi srca. Perché dobbiamo dedicarsi al cultura del cuore. Moliti za taj dar. Moliti više i više na to nag. Pregare sempre di più per questa intenzione. Vidite, 81. godine. Guardate, nel 1981. Gospod dolazi. La Madonna viene. Nakon 10 godina. Dopo 10 anni. Mi imamo rat. Noi abbiamo qui guerra nel Balcani. Počinje rat. Inizia la guerra. A Gospa 10 godina si želila pripremiti. Però la Madonna ci preparava 10 anni, ci voleva preparare. Pozvati nas. Pozvali nas na molitvu. Ci invitava alla preghiera. Pozvala svoju crkvu, svećenike. A invitava stessi sacerdoti, la chiesa. Mi smo bili gluhi i nijemi. Diversi di noi erano, diciamo, sordi e anche muti. Nismo osluhli taj jedan poziv majke. Non abbiamo accolto questo invito della madre. Nismo shvatili što nas čeka. Non abbiamo compreso quello che ci aspetta. Ali da je crkva, da su svećenici i biskupi naši pozvali svoje vjernike na molitvu, sigurno bi se mnoge stvari mogle izbjeći. Dice Ivan, se la chiesa, vescovi, sacerdoti hanno invitato proprio i fedeli di pregare come desiderava la Madonna, diverse cose si potevano evitare. Jer Gospa kaže.
perché la Madonna dice, cari figli, posto e molto morto irato esostrete. Con la preghiera e con digiuno potete fermare anche le guerre. Ivan, la Madonna parla di un suo piano che si deve realizzare. E sappiamo che sono passati già 31 anni. Qual è questo piano della Madonna? Kaže Gospod govori o jednom planu koji se treba ostvariti. Prošle su 31 godina. Koji je to plan? Pa Gospod ima plan sa svijetom. La Madonna ha un progetto piano preciso col mondo. Gospa ima plan za crkvu. La Madonna ha un piano con la Chiesa stessa. Gospa ima plan sa ovom župom. Anche la Madonna ha un piano con questa parrocchia. Ali nas poziva. Però ci invita noi tutti. Da sudjelujemo. Di partecipare. E sono mi dio toga. Perché ciascuno di noi è un pezzo di questo piano. E kaže, ja sam s vama, ja s vama želim ostvariti taj plan. E la Madonna dice, io sono con voi, insieme con voi, io voglio realizzare questo piano, progetto. Zato se odlučite dobro. Per questo decidetevi per bene. Borite se protiv zla. Lottate contro peccato, contro male. Vedete, plan, kada govorimo o planu. Vedrete, piano. Quando noi parliamo di questo piano della Madonna... Ja ne znam koji je to plan. Io posso dire, non so fino in fondo che è questo piano. Ali ne znači da ja ne trebam moliti za to. Questo non significa che io non devo pregare per realizzazione di questo piano. Mi ne moramo sve znati. Noi non dobbiamo sempre sapere tutto. A mi moramo moliti. Però dobbiamo pregare e affidarsi nelle richieste della Madonna. E ako to Gospa traži. Se la Madonna desidera questo, dobbiamo accogliere questa richiesta della Madonna. La Madonna ha detto che lei è venuta perché noi possiamo avere il nuovo mondo della pace. Riuscirà la Madonna a realizzare questo grande obiettivo? La Madonna, Gospa è došla, kaže da ovaj, è venuta per creare, per aiutarci a creare il nuovo mondo della pace. Da riuscirà a realizzare questo mira e da li će uspjeti ostvariti tu svoj projekat plana. Ja se nadam. Io spero, dice Ivan. Zajedno s nama. Insieme con tutti noi. Sa svojom djecom. Con suoi figli. Da će doći taj mir. Che verrà questa pace di cui parla la Madonna. Non la pace che proviene dal mondo, ego Cristo mir. Che verrà questa pace di Gesù Cristo sulla terra. Ali Gospa è rekla u Fatimi. Però la Madonna ha detto anche a Fatima da i poziva nas da stanemo na glavu zmaju Satoni. E anche ci invita ancora di mettere la piede sul capo di Satana. A ja bih rekao, Gospa nastavlja govoriti nama ovdje. E direi che la Madonna continua a parlare a noi questi 31 anni qui a Međugorje. Da stanemo na glavu zmaju Sotoni. Di mettere il nostro piede sulla testa di Satana. Da zavlada vrijeme mira. Che regni il tempo della pace. La Madonna ha detto che dopo che sei stato l'attentato alle due torri di New York, la Madonna ha detto che Satana vuole l'odio, Satana vuole la guerra e che c'è un piano di Satana per distruggere il pianeta sul quale viviamo. Posle rušenja dva njuških tornjeva, Gospa je u jednoj poruci rekla da Satana želi rat, da želi mržnju i da i on ima svoj plan da uništi u planetu. Apsolutno. Ja moram reći jednu stvar. Satana sigurno danas više nego ikad danas je prisutan danas u svijetu i... Assolutamente padre Livio, dice Ivan, devo dire, chiarire una cosa, che Satana oggi è presente come mai prima nel mondo. Posebno danas što treba naglasiti. Specialmente quello che noi dobbiamo oggi evidenziare. Satana želi razoriti obitelj. Il Satana vuole distruggere le famiglie. Mlade. Vuole distruggere giovani. A uistinu obitelj mlade danas su jedan temelj novog svijeta. Perché giovani e le famiglie sono fondamento del nuovo mondo. Drugo što bi nam posebno htio naglasiti, Satana danas uistinu želi danas razoriti i crkvu.
Vorrei anche dire un'altra cosa, che Satana oggi desidera anche distruggere la stessa Chiesa. C'è una presenza anche tra sacerdoti, quelli che non fanno le cose, diciamo. Zvanja u crkvu koje su u početcima sami, u korijenu, želi razoriti. Dice, Satana vuole anche disturbare, distruggere le vocazioni sacerdotali che sono in nascita, diciamo. Al Gospa nas, prije nego što ona počne djelovati, želi upozoriti na to. Però la Madonna sempre ci avverte prima che Satana agisce su questa presenza sua, diciamo. Zato moramo moliti. Per questo dobbiamo pregare. Posebno bi karantio naglasiti na te dvije te komponente, vrlo važne, to znači obitelj, mladi i crkva zajedno sa svećenicima i... Vorrei in maniera particolare evidenziare queste due componenti molto importanti. Prima è la famiglia e i giovani, seconda componente è la Chiesa e le vocazioni. Ivan, mi pare che la Madonna, scegliendo anche una parrocchia, perché lei ha scelto la parrocchia di Međugorje, e poi anche tutti quelli che... E poi tutti quelli che si sono uniti a questa parrocchia. In questo modo la Madonna ha voluto incominciare un rinnovamento di tutta la Chiesa. Sì, ona je stojim svojim počela obnovu čitave crkve kroz Međugorje. Svakako. Ja bih rekao, kroz ovo 31 godinu, najveći znak za mene jest jedna duhovna najveći znak ukazanja jest jedna duhovna obnova svijeta i čovečanstva. Dice Ivan, sicuramente per me un segno il più evidente in questi 31 anni è un rinnovamento spirituale del mondo e delle famiglie. Uistinu, ljudi dolaze, hodočasnici dolaze. Veramente, molti pellegrini vengono qui a Međugorje. Mijenjaju svoj život. Cambiano la propria vita. Mijenjaju svoj brak. Cambiano il proprio matrimonio. Svoju obitelj. Cambiano propria famiglia. Spovjedaju se nakon toliko i toliko godina. Per esempio, alcuni dopo tanti anni cominciano a confessarsi. Postaju bolji. Diventano migliori. Vraćaju se svojim kućama. Ritornano alle proprie case. Uistinu postoji jedan živi znak. E loro diventano un segno nelle sue zone vivo. Među prijateljima. Comunicano amici questo crkvi. Cambiamento. Loro aiutano la propria chiesa dove vivono. Osnivaju moltne grupe. Loro formano i gruppi della preghiera nelle parrocchie da cui appartengono. Potiču druge na promjene. Loro incitano altri di cambiarsi. Vedete, to je un pokret. Questo è un movimento, diciamo. È un pokret che è inesaustibile. Questo è un movimento che non si fermerà mai più. Sve te rijeke ljudi koji dolaze. Tutti questi fiumi, diciamo, fiumi della gente che viene qui a Međugorje. Uistinu su te rijeke su gladne. Diciamo, possiamo interpretare che questi fiumi sono affamati. Vedete, hodočasnik. Je hodočasnik. On traži nešto, on je gladan. Un pellegrino vero è sempre un uomo affamato che cerca qualcosa. A turista ide za nečim drugim. Però turista, diciamo, va in cerca di qualcos'altro. On si ide odmarati. Turista va a riposare. On ide na Havaje, on ide na Arubu, on ide gdje se želi odmoriti. Va in diverse destinazioni, turista va a Havaje, poi altre destinazioni. Ali, kažem, ponavljam, hodočasnik traži nešto drugo. Però il pellegrino vero cerca qualcos'altro. I uistinu, kroz ovo 31 godinu, susrećeni ljudi sa svih strana. Veramente, in questi 31 anni, dalla mia esperienza, delle apparizioni incontro la gente di tutte le parti del mondo. Osjećam svaki put kad se susrećem s ljudima da su gladni mira. E sento questo, che veramente la gente oggi è affamata della pace. Gladni ljubavi. Sono affamati dell'amore. Gladni Boga. Sono affamati di Dio. Nalaze ga ovdje, nalaze tu okrepu i s tom okrepom kreću na novi put. Ecco, loro trovano qui veramente Dio, trovano un sollievo e poi si incamminano nella vita con questo cambiamento. E uistinu, ti ljudi su... Uistinu, jedna transmisija, kao što se ja transmisija između Gospe i svijeta,
Tako i oni postoje na trasmissione Gospine poruca širajući u svijet. Ecco, come sono io una trasmissione, un strumento, diciamo, nelle mani di della Madonna, anche loro diventeranno così strumenti nelle mani della Madonna e per evangelizzare il mondo. E danas ta evangelizacija uistinu je danas toliko potrebna, toliko važna da sudjelujemo u njoj. Ecco, oggi è molto importante questa evangelizzazione del mondo e bisogna che partecipiamo tutti in questa evangelizzazione. Evangelizzazione svijeta, evangelizzazione obitelji e mladi. Dice evangelizzazione del mondo, della famiglia e dei giovani. Jer ovo vrijeme jest vrijeme odgovornosti. Perché il tempo in cui noi viviamo adesso è un tempo della grande responsabilità. Ivan, in nessuno santuario mariano del mondo che io conosco vengono così tanti sacerdoti come a Međugorje. Ni na jednom svetištu koje on pozna u svijetu ne dolaze toliko mnogo svećenika kao ovdje u Međugorju. To je znak da je ovdje izvor. Questo è un segno che qui è sorgente. Ljudi, svećenici dolaze jer oni svećenici koji jedan podođu, oni će doći svaki put. Secondo Ivan, quelli sacerdoti che vengono una volta verranno anche prossime volte. Ja mislim da nijedan svećenik koji je došao u Međugorje nije došao da ga neko natjera da mora doći. Credo che nessun sacerdote non è venuto a Međugorje perché era costretto da qualcuno a venire. Nego da je osjetio u svom srcu da ga Bog zove. Ma, secondo Ivan, ha sentito nel cuore una chiamata che Dio lo chiama di venire qua. Došao je tu jer ga Bog zove, jer ga Gospa zove. È venuto qua perché Dio lo chiama e la Madonna la chiama. Jer mu želi nešto reći. Perché Dio e la Madonna gli vogliono comunicare qualcosa. Jer mu želi prenijeti jednu važnu poruku. Perché gli vogliono comunicare un messaggio importantissimo. Dolazi tu. Viene qui a prima Međugorje, tu poruku. Riceve questo messaggio. Nosi tu poruku. Porta questo messaggio. I postaje svjetlo. Ecco, con questo messaggio diventa una luce. U svojoj župi. Nella propria parrocchia. I širići te poruke kasnije drugim. Ecco, e poi anche comunica questo, cioè divulga questo messaggio a tutti. Ivan, in questo ultimo anno, specialmente nei messaggi miriano, ogni volta la Madonna raccomanda, ammonisce di non mormorare contro i pastori e di pregare per loro. Sembra quasi che la Madonna sia molto preoccupata per i pastori della Chiesa. Kaže, preko miljenih poruka u zadnje vrijeme Gospod nas poziva da ne mrmljamo protiv svećenika, nego da molimo za nje i da li je Gospod čini se kao da je zabrinuta za svećenika. Pa može se reći sigurno iz poruka koje Gospod daje i meni. Može se reći da Gospa je jednim dijelom zabrinuta danas, ali kažem... Gospan dajem pruža nadu, pruža, poziva nas da molimo za svećenike. Dice sì, ma anche messaggi che la Madonna dà anche a me si vede, si nota una parte, diciamo una percentualità della preoccupazione della Madonna, però la Madonna anche in stesso tempo ci invita di pregare per sacerdoti e ci vuole portare la speranza nella Chiesa. Jer Gospa nikad ne kritizira svećenike, nikad ne kritizira crkvu. La Madonna non è mai criticato sacerdoti, non è mai criticato la Chiesa. Ona voli svoje svećenike, ona svoje voli ljubljene svećenike. Lei ama sacerdoti, in maniera particolare ama i suoi figli amatissimi che sono preti. I ona, toliko puta, pogotovo četvrtko kad su svećenici prisutni, tolika je ljubav prisutna. Kod nje kada vidi toliko svoje svećenike. Ivan ogni giovedì incontra l'apparizione preti e lì dice nota proprio quanto amore è presente negli occhi della Madonna quando vede raduno di questi suoi preti. Zato ja želim ovim putom pozvati sve vjernike. Io anche colgo l'occasione di questa intervista e voglio invitare tutti i fedeli. Nemojmo kritizirati svoje svećenike, tražiti pogrešku u drugima. Non criticare per favore i nostri pastori e non cercare colpe nel loro. Nego molimo za njih. Ma veramente vi invito, preghiamoci per sacerdoti. Ivan, la Madonna ci parla, ha fatto vedere a voi veggenti l'aldilà, cioè lo spocco della nostra vita.
il paradiso mi pare il purgatorio, per ricordarci che qui sulla terra siamo pellegrini. Gospodine, vám aj video som pokázal, drahý pán Kojčisto, ešte aby nám pokázal, da smo ovde mi samo na putovanju, proputovanju, da smo hodočasnici. E tu in particolare sei stato portato in paradiso. Puoi raccontarci questa esperienza? Možeš nam objasniti kako je to stvaraj. Pravo je teško, kao prvo, jako teško pisati riječi. Prima osservazione, veramente, il paradiso è difficile descrivere con le parole. Nema riječi da se može raccontare. Non ci sono le parole per esprimere quello che si vede. 84. godine. Nel 1984. 88. godine. Anche nel 1988. To su dva puta kada sam bio. Queste sono due volte quando la Madonna mi ha fatto vedere il paradiso. Dan prije mi je rekla. Giorno prima mi ha detto. Da će mi pokazati raj. Che mi farà vedere il paradiso. Došao je taj dan. È venuto in quel giorno. Gospa dolazi. La Madonna viene. Uzima me za ruku. Mi prende per la mano. Ja sam se joj jedanput stvorio. Io in attimo, un secondo, diciamo. U raju. Sono giunto in paradiso. Gledao sam raj, na primjer, ja bi tako usporedio to, kao da sam bio na plavom križu, na tom uzvišenju, gdje sam gledao raj, jedno veliko prostranstvo. Bez granice. Diciamo così, io mi sentivo come sono sulla croce blu e il paradiso è un spazio immenso senza frontiere nella valle di Međugorje, diciamo. Raj bez granica. Uno spazio senza confini. Dove si sente la canzone. Angeli. Dove ci sono angeli. Ljudi hodaju, mole, pjevaju, sretni. La gente prega, cammina, canta. Obučene duge haljine. Tutti vestiti negli abiti lunghi. Iz one pozicije koje sam ja bio, ja nisam vidio mlađi, stari, jednostavno vidio sam iste, kao da su iste dobi. Dice, da quella posizione dove io ero situato, io ho visto tutta la gente stessa età, diciamo, non diversa età. Kažem, raj je jako teško pisati riječima. Veramente, padre Livio, è difficile descrivere paradiso con le parole. E to nam Evanđelje govori. Anche questo ti conferma Santo Vangelo. Kažem, oko nije vidjelo. Quello che dice Vangelo, gli occhi non ha visto, orecchio non ha udito, eccetera. Tako je, raj teško pisati riječima. Veramente, così dice, è difficile descrivere il paradiso. Gospa nas vodi prema raju. La Madonna ci guida tutti verso il paradiso. Vedete, kada Gospa dolazi svaki dan. Vedrete, quando la Madonna viene ogni giorno a noi. Kao što rekao, donose nam dio raja. Come ho detto già prima, ci porta con sé un pezzettino di paradiso. Iza nje se vidi taj raj. Indietro alle sue spalle si vede questo paradiso. Ivan, San Paolo dice che è stato rapito in paradiso, non sa se col corpo o senza corpo. Allora io non ho capito se tu hai visto il paradiso o sei stato portato in paradiso col tuo corpo. Kaže, sveti Pavao piše da je bio ukraden, da je u raju sad... Ne zna se col corpo o senza corpo. Je li bio sa tijelom ili je bez tijela u raju. E tu sei stato, hai visto o sei stato col corpo? Da li si samo vidio, imao viziju raja ili si bio sa svojim tijelom gore? Ja sam vidio raj. Ja. A ja ne mogu drugo ništa reći kao me je Gospa uzela za ruku. Yeah. Ja sam samo s te pozicije u kojoj sam ja bio gledao raj. Dice, io posso solo dire che la Madonna mi ha preso per la mano, io da quella posizione vedevo paradiso, ho visto paradiso, però si è aperto il paradiso, ma non posso dire se ero con colpo o non. Era durante l'apparizione questo evento? Sì, durante l'apparizione. E te la ricordi la gioia del paradiso? Sjećaš se te radosti u rajske. To je bilo neizmjerno, neizmjerna radost, velika radost. Dice, questa era una gioia immensa. To nije bilo dugo, to je bilo 5 minuta, možda ne više sigurno. Più o meno questa esperienza ha durato 5 minuti. A da mi Gospa jednom se krenula pre mene, smijela se, kao bi želi ostati ovdje. Così la Madonna una volta, in queste due volte, quando l'ha portato in paradiso, mi si è rivolta, mi ha guardato, mi ha chiesto. Desideri rimanere qui, Ivan? To je bilo 84. godine, ja sam bio dijete. Nel 1984 ero ancora un ragazzino. Tu cosa hai risposto?
Ja sam rekao, ne, ja se moram, nisam ništa mami rekao, nisam nikom nikom ništa rekao. Dice, no, io per favore voglio ritornare perché non ho detto nulla a mia mamma. Era questo, Ivan. Ivan, è giusto dire, come per esempio ho detto anche qualche altro veggente come Visca, che dopo 31 anni siamo ancora all'inizio delle apparizioni. Kaže, kao što govori Vicka, neki drugi Vicka, možemo li jeli, dobro kazati, jeli pravedno kazati da smo tek na početku kazanja, iako su već traju 31 godinu. Slušajte, danas se to pitanje dosta provlači kroz ove godine, zašto toliko ukazanje dugo, pogotovo kod svećnika, mnogih biskupa i klera. Dice, questa domanda della lunghezza delle apparizioni c'è, è presente anche ai vescovi, ai sacerdoti, ma anche spesso ai fedeli. Pa često puta mene svećenici pitaju. Tante volte mi chiedono sacerdoti. Ivane, zašto toliko ukazuje toliko dugo? Perché apparizioni durano così lungo? Zašto Gospod toliko dugo dolazi? Perché la Madonna viene così a lungo? Toliko puta Gospod dugo dolazi, toliko puta ponavlja, a ništa ne novo ne kaže. Alcuni osservano e dicono la Madonna viene e ci dice stesse cose, ripete così tante volte, non ci dice nulla di nova, diciamo. I kaže, svećenici često puta znaju reći, pa mi imamo crkvu, mi imamo sakramente, mi imamo Bibliju, zašto Gospod toliko dugo dolazi? Dice, e poi dicono alcuni preti, noi abbiamo la Bibbia, abbiamo la Chiesa, abbiamo sacramenti, praticamente, che senso ha questa venuta lunga della Madonna? Da. Sì, dice mi Ivan. Mi imamo cerco. Abbiamo la Chiesa. Mi imamo sacramenti. Abbiamo sacramenti. Mi imamo Bibbia. Abbiamo la Sacra Scrittura, vidite, Bibbia. Vedete, questa postale è un nuovo pita. Però vedrete, la Madonna ci fa, ci pone una domanda nuova a tutti noi. Ragazzi, cari figli, da li vi sve to što imate, da li vi to živite? Ma tutte queste cose che voi avete elencate prima, ma voi vivete, praticate? To je pitanje che abbiamo odgovorio. Ecco, questa è la domanda che ciascuno di noi deve dare una risposta. Da li mi živimo ono što imamo? Veramente noi viviamo quello che abbiamo. Zato je Gospod s nama. Per questo la Madonna è con noi. Tako je, da, mi znamo da trebamo moliti. Noi sappiamo che dobbiamo pregare. Molte u obitelji. Pregare nella famiglia. Ne molimo. Non preghiamo. Mi znamo da trebamo praštati. Sappiamo che dobbiamo perdonare. Ne opraštati. Non perdoniamo. Mi znamo da trebamo ljubiti. Sappiamo anche comandamento dell'amore. Ne ljubimo. Non amiamo. Mi znamo da trebamo činiti dobro. Sappiamo che dobbiamo fare le opere della carità, non li facciamo. Mi znamo ići na svetu misu. Sappiamo che c'è anche il comandamento di andare alla Santa Messa, ne idemo. Ma non andiamo. Ispovijedati se. Sappiamo che anche richiesta della confessione, ma non ci confessiamo. Ne ispovijedamo se. Mi moramo znati da moramo živjeti sacramenat braka. Sappiamo che dobbiamo vivere anche il sacramento del nostro matrimonio. Ne živimo. Non lo viviamo. Mi trebamo, znamo, trebamo cijeniti i poštovati život od rođenja do smrti. Sappiamo anche che dobbiamo rispettare e apprezzare la vita dal momento del concepimento a fino alla morte. To ne činimo i ne živimo. E non rispettiamo questa vita. Vidite, e non facciamo. Toliko može se nabrajati. To je na istinu, vidimo toliko razloga zašto je Gospod toliko s nama. Ecco. Questa è la ragione perché la Madonna è così lunga, perché noi siamo testardi, non viviamo quello che lei desidera. Vedete, kroz ovo 31 godina Gospa ništa nije novo rekla. Veramente, durante questi 31 anni la Madonna non ci ha dato nessun messaggio novo. Sve ono diciamo. Što nam daje, sve znademo iz crkvene tradicije. Tutto questo che lei ci dice, noi conosciamo e sappiamo dalla tradizione della Chiesa. Al ne živimo. Però noi non viviamo. E lì è il punto di riferimento. Ivan, però la Madonna ha detto che i messaggi sono un grande dono e che le sue parole sono preziose. Forse non siamo consapevoli di questo. Možda nismo svjesni, ali Gospa je rekla da su ovo poruke jako precizne i messaggi sono... I messaggi sono un grande dono e noi non siamo consapevoli. Nismo svjesni toga dara. Uistinu, mi nismo danas svjesni dara kojeg imamo
i posebno prisutnošću majke s nama kroz ovo 30 godina. Lui è pienamente d'accordo con te, padre Livio. Noi non siamo coscienti di questo grande dono della presenza della nostra mamma celeste tra noi 31 anni. Posebno u ovom vremenu u kojem mi živimo. Specialmente in questo tempo in cui noi viviamo. Nisi jestani sama župa, sigurno. Posso anche dire chiaramente che anche questa parrocchia non è completamente cosciente di questo dono. Da, ima. Quale dono ha questa parrocchia? Io još jednu stvar vrlo važno na glas. Però vorrei evidenziare ancora una cosa molto importante. Gospa kaže jednoj poruci da su ovi dolazi njezni kroz ove godine su zadnji dolazi u ovoj formi. Kaže gospa, la Madonna dice che queste venute così lunghe in questo tipo sono ultime sulla terra, diciamo. Zato che moramo shvatiti tu ozbiljnost. Per questo motivo dobbiamo capire questa urgenza e grandezza di questi messaggi. I moramo shvatiti i na taj način moramo shvatiti duljinu i njezinu dolazaka k nama. E anche in questo, diciamo, questa riflessione dobbiamo capire anche la lunghezza di queste apparizioni che durano qui a Međugorje. Ivan, vorrei che tu parlassi un po' adesso di una cosa che non tutti conoscono, e cioè che la Madonna ti ha incaricato di guidare un gruppo fin dal 1982 e che questo gruppo che tu hai guidato ha ricevuto tanti messaggi. Perché la Madonna ha scelto questo gruppo? Come l'ha guidato? Che cosa voleva fare con voi? Cioè, forse non è toliko poznato in pubblici. Ti imaš, gospode, obvezila da vodiš jednu molitvenu skupinu i da je gospa je dala puno poruka toj molitvenoj skupini i što je cilj na te molitvene skupine, recimo, kako je njih uloga. Mi smo već ove smo godine proslavi 30 godina, jedan, ja bih rekao, veliki jubilej za svi. Dice che noi apparteniamo questi ragazzi del gruppo della preghiera, abbiamo questo anno 4 luglio festeggiato il 30° anniversario di questo gruppo che è un grande giubileo per noi. E počeli smo vrlo spontano. In maniera spontanea abbiamo iniziato. 81. godine i 2. godine sastali smo se u selu po našim zidovima. Dice già nel 1981, ma specialmente 82, noi ci radunavamo sui nostri muri, pregavamo. Molili smo zajedno. Abbiamo pregato insieme. Odupirali se pritiscima policije koja nas je ganjala zapravo kroz to vrijeme početcima ukazanja. Ci opponevamo alla polizia perché polizia ci mandava via e non ci voleva che si pregava. I onda smo mnogi oni koji su bili u to vrijeme gdje smo zajedno molili, predlagali su nam ajde da se počnemo sastavati redom. E poi come questa iniziativa è partita nell'81, 82 già alcuni dicevano dai vogliamo adesso formare un gruppo e incontrarsi in maniera regolare, diciamo. E da su počeli smo se sastavati ponedjeljkom, srijedom i petkom. Abbiamo iniziato regolarmente radunarci ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Počeli smo se sakupljati prvo na današnjem plavom križu. E inizio, diciamo, dei nostri raduni era nel questa croce blu dove noi vediamo. I značenje zapravo plavog križa danas zapio jedan veliko značenje molitvene grupe i vid plavog križa. Ecco, dice Ivan, questa croce blu veramente legata molto a questo gruppo della preghiera e croce blu proprio nasce insieme con la esistenza di questo gruppo della preghiera. Kako je plavi križ nastao? Možda jedna stvar interesantna. Ecco, dice lui, per esempio, come è nata Croce Blu, adesso vi vuole raccontare in esclusiva. Plavi križ je zapravo, mi smo se tu sakrivali, to veliko žbunje bilo od policije, mi smo se u jednom sakrivenom mjestu. Dice, questa Croce Blu è un posto dove sono cespugli, erano abbastanza altri, era un posto dove noi ci nascondavamo dalla polizia. Tu smo uvijek bili zajedno. E sempre ci radunavamo lì insieme. Jedan moj prijatelj pokojni je Nedjeljko Brečić. Un mio amico Nedjeljko Brečić, un cognato della veggente Vizca, adesso è defunto ormai. I mi smo tu stavili jedan drveni križ. Noi due, cioè Ivan e questo Domenico, hanno messo una croce di legno. Neggio, no? Neggio, sì. Sì. E
meni on govorio taj križ uvijek izgori od svijeća, ja. Zapali se, moramo nešto staviti trajno. Ecco, dice lui, poi mi diceva, ma questa croce sempre si brucia con le candele, con qualcos'altro, dobbiamo mettere qualcosa più resistente. E così insieme a noi due abbiamo fatto una croce un po' più resistente. A moi tata in questo vrijeme farbao neko ogradu i ostalo mu plave farbe. Yeah. E mio padre dice, in quel tempo faceva la colore a una ringhiera e gli è rimasta tanta colore blu. E drugoga, ja sam samo donio tu farbe, oparvalo sam go plavo. Ecco, dice, e avevamo solo quella lì, diciamo, colore e abbiamo pitturato questa croce un po' più resistente nel colore blu. E tako è nastao taj plavi križ, a moltene grupa je uistinu toliko blisko u tom učinu. Dice, ecco, così è nata la croce blu, perché noi come membri del gruppo della preghiera abbiamo messo questa croce, l'abbiamo pitturato. La serata in a beat. Però voglio tornare a quello che è essenziale. Na početku mi smo se kare sastavili bilo spontane. Molli smo 2 sata, 3 sata. Noi, dice, inizio abbiamo in maniera spontanea si radunavamo e pregavamo 2 ore, 3 ore. Jednoga dana Gospa je nam kaznu rekla da ona želi dolaziti u redovnom kaznu. Da, tim danima koji su na početku bili. Yeah. E poi su una apparizione regolare, questa quotidiana, la Madonna ha detto che lei desidera venire durante i nostri incontri, quelli tre incontri che noi settimanali, voleva venire anche per questo gruppo. Sì. E dare 2 volte alla settimana? Inizio erano 3 volte, adesso sono 2. Io ci siamo vremenskim uvjetima, buri, kiši, nije važno ponoći, je 2 sata, 3 sata ujutro. Dice, alcune volte inizio apparizioni erano sotto le condizioni meteoriche, bora, neve, pioggia. Qualche volta la Madonna ci chiedeva di venire, di pregare sulle montagne anche alle ore 2 mattina, alle ore 3 mattina. E išli smo zapravo, sve ono što je Gospa tražilo, na to smo činili. E noi eravamo disposti, tutto quello che la Madonna cercava noi compivamo con tutto il cuore. Rasli smo, gruppa è rasla. E crescevamo così, un gruppo che stava crescendo. Mnogi te zadaće koje smo mi dobivali, pojedinačno nisu mogli slijediti to. E diciamo anche, posso dire che alcuni membri del gruppo non potevano più seguire compiti abbastanza esigenti dalla Madonna. Tako da su mnogi zapravo izašli iz grupe. Ecco, diversi membri per questo motivo hanno lasciato il gruppo. Ali della su preghiera. Drugi dolazili. Però ci sono venuti nuovi membri. Sad nas trenutno ima 25. In questo momento siamo un gruppo di 25 persone. Sastavimo se i dalje. E ci raduniamo ancora. Gospa nam daje poruke kroz te nas poruke vodi. La Madonna ha dato tanti messaggi attraverso questi messaggi del gruppo. La Madonna ci guida. Daje ponekad susreti otvorene, mogu biti prisutni drugi. Ecco, questi incontri sono anche qualche volta aperti e possono partecipare tutti quelli che sulla croce blu o sul podio questi incontri. Ja bi posebno htio naglasiti ono što najviše Gospa od nas traži kod molitvene grupe, da sudjelujemo u molitvi i pomažemo i Gospi u ostvarenju njezinih plana. Ecco, direi che è proprio scopo di questo gruppo, vorrei questo sottolineare, dice Ivan, che noi con le nostre preghiere, con la nostra partecipazione, aiutiamo la Madonna di realizzare i suoi progetti che lei ha col mondo tramite parrocchia di Medjugorje. Moleći za svećenike. Pregando anche per sacerdoti. I sve druge nakane na koje nas pozivi. E anche sono altre diverse intenzioni su cui ci invita la Madonna. Ja bih rekao, na osnovu molitvene grupe danas Kraljice Mira je osnovno jako puno molitvenih grupa danas u svijetu. Ecco, lui dice, Ivan dice che questo nostro gruppo si chiama Gruppo Regina della Pace e proprio in mondo sono, dopo questo nostro gruppo, nate tanti gruppi della preghiera proprio influenzati di questo gruppo che ha fondato la Madonna. E danas molti gruppi sono danas molto važni. E secondo Ivan questi gruppi della preghiera oggi sono molto importanti.
Važne su za crkvu. Sono importanti per la chiesa. Važne su za obitelj. Sono importanti per la famiglia. I sigurno daju jedan novi postupak u evangelizaciji danas svijeta. E ci danno sicuramente un grande incentivo per la evangelizzazione di mondo intero. Quindi è giusto dire che è un gruppo di preghiera della Madonna. Mogu bi se reći da je to molitvena skupina koja direktno vodi Gospa, Gospina molitvena skupina. E aiuta la Madonna. E aiuta la Madonna, sì, assolutamente così. Ivan, un'ultima domanda, no? Perché non vogliamo... Sei stato tanto paziente, hai già fatto una testimonianza in chiesa. Volevo fare una domanda di questo genere, Ivan. È giusto dire che il tempo dei segreti sarà un tempo di grande prova per la Chiesa e per il mondo? Jel kaže u redu kazati da je vrijeme koje će biti tajni, da je to će biti vrijeme velikih kušnji za svijet i za crkvu? Apsolutno, sigurno, to je... Assolutamente così. Potpuno se mogu složiti zajedno s vama, s vašom konstatacijom. No, completamente sono d'accordo con la tua... Mi o tajnama ne možemo ništa govoriti kao prvo. I riguardo dei segreti noi non possiamo nulla parlare. Ali sigurno danas... Mi dolazi jako važno vrijeme. Però posso solo dire che viene un tempo molto importante. Vrijeme, samo crkvu, posebno, na poseban način. In maniera particolare viene un tempo importante per la Chiesa. Mi moramo, mi moramo molti na to. Dobbiamo tutti pregare per questa intenzione. Per questa sarà anche un tempo di prova per la fede. Hoće li biti to kušnja za vjernike, za vjeru inače? A već je to prisutno. Pochino è già presente adesso. Già presente. E per questo che forse Benedetto XVI, ispirato dalla Madonna, ha indetto l'anno della fede. Benedict XVI, io možda inspiriran gospinim zahtjevima, proglasio u godinu vjere sljedeću. Sigurno. On je uistinu vođen gospinom rukom i gospinom tom blizinom da je prepoznao i prepoznaje svaki dan ono što Gospod govori ovdje i prenosi kasnije od svoje crkve. Secondo Ivan, Papa è guidato direttamente dalla mano della Madonna e lui sicuramente in questo, diciamo, accordo con lei guida la sua chiesa e quello che succede qua anche a trasmettere al mondo intero. Bene Ivan, siamo arrivati alla fine, avevamo detto che avremmo terminato alle 11:15 di oggi, che è 14 agosto 2012, vigilia dell'Assunta. Vorrei Ivan pregarti di fare un saluto ai nostri ascoltatori assicurando che li raccomanderai nella apparizione. Io ci sono preporuciti. Italiano vuoi dire tu? Io raccomandare stasera tutti voi alla Madonna. Io raccomandare oggi per tutti voi, in speciale ammalati e se non è sussurrato. E tutti quegli ascoltatori che ascoltano adesso questa trasmissione. E in una poseba način Radio Mario, che ha uistinu prenosi tu dobro i radosno vijest danas ovom svijetu. E anche in maniera particolare raccomanderà Radio Maria che divulga questa bella e buona notizia al mondo. Grazie Ivan. Senti Ivan, sappiamo che tu hai una particolare vocazione per l'America. Sì. Sei chiamato a evangelizzare l'America. Noi abbiamo tanti ascoltatori negli Stati Uniti. Puoi fare un saluto in inglese per loro? I just like greeting for all American people and I'm just telling for all of us and I'm pray for this all and I'm specially pray for election for this year for new president and bring new hope and peace this country. Thank you very much. Tu sei capace di tradurre? Non dirmi na hrvatsko. Ja kažem posebno ću preporučiti specialmente raccomanderà amici dell'America. E posebno i ovu godinu koja je gdje su izbori u Americi. Raccomanderà specialmente americani anche quest'anno che è anno delle elezioni. Da uistinu gospodin pošalje čovjeka, ljude koji će voditi Ameriku putem dobra i mira. E vuole pregare secondo questa intenzione che si eleggerà un presidente che guiderà America sui passi della pace e del bene. Ne riecima, ne godielima. Non soltanto con le parole, ma veramente con la vita. Certo. Ivan, terminiamo con un'Ave Maria.
Tu la dici in croato, noi rispondiamo in italiano. Ma lui sa anche italiano. Come? Ojevoca, istina e duha svetoga. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Slavo Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Ivan di tutto cuore, è stata una bellissima intervista, grazie. 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 Grazie.